Allora stiamo facendo tikka masala di pollo, di coscia di pollo e petto di pollo. Tikka masala homemade alla manzana. E allora cosa abbiamo qua? Abbiamo un po' di scalogno tagliato, pulito, lo possiamo tagliare un po' meglio ancora e lo mettiamo nel nostro frullatore. Frulliamo tutto, si frulla tutto, bella cipollata così. Qua abbiamo due spicchi d'aglio appena appena che buttiamo dentro. Poi abbiamo zenzero freschissimo che stiamo finendo di pulire, meraviglioso, anche questo lo tagliamo in tocchetti e mettiamo un bel po' di zenzero che ci sta bene. Via. Poi abbiamo peperoncino, mi raccomando, bisogna lavorarlo bene, bisogna pulirlo dai semi perché sennò i semi dà fastidio, ok? Mettiamo dentro anche il nostro peperoncino, tutto questo qua che abbiamo fatto, frulliamo tutto insieme. Per adesso, la ricetta speciale. Parlo delle langhe, no? E diamo una frullatina. Va bene, la prima frullatina le ha andata. Poi ci mettiamo un bel po' di curry. E poi ci mettiamo l'ingrediente segreto che è latte di cocco. E un po' di yogurt. Che mette la nostra assistente, Nicoletta, benvenuta Nicoletta, la nostra assistente. Ci mettiamo ancora un po' di sale, va bene, volendo potremmo renderlo ancora un po' più piccante, lo assaggiamo, la mescolatina e lo assaggiamo. Ottimo, è proprio grande, molto piccante, mamma mia, e ci mettiamo un po' di yogurt. Va bene, a questo punto prego che la mia assistente mi passa la cofana, andiamo a mettere il pollo, ripeto, cosce di pollo prevalentemente, anche un po' di petto che abbiamo precedentemente tagliato. Andiamo a ricoprire questa meravigliosa mousse, bella piccante, andiamo a ricoprire il nostro pollo e lasceremo marinare per circa 24 ore. Ma perché come poi possiamo aggiungere ancora un po' di yogurt in una seconda battuta, diciamo che grazie basta, diciamo che tendenzialmente la pasta è pronta così. A questo punto una volta fatto marinare per 12 ore in questa stupenda salsa potremo cucinarlo su una piastra rovente con un po' d'olio, verrà un po' di crosticina, sarà fantastico. No, ma che cosa sarà mai questa rovina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa roba qua? Cacao.